Buonasera a tutti. Good evening everybody. Guten Abend. Dopo la prima guerra mondiale, le nazioni che vi avevano partecipato vollero onorare i sacrifici e gli eroismi delle collettività nella salma di un anonimo combattente caduto armi in pugno. In Italia il governo diede incarico ad un'apposita commissione di esplorare tutti i luoghi nei quali si era combattuto e di scegliere una salma ignota, non identificabile, per ognuna delle zone del fronte: Rovereto, Dolomiti, Altipiani, Grappa, Montello, Basso Piave, Cadore, Gorizia, Basso Isonzo, San Michele, tratto da Castagnevizza al mare. 11 salme furono così trasportate nella Basilica di Aquileia, dove il 28 ottobre 1921 Maria Bergamas, una donna triestina eletta quale simbolo di tutte le madri che avevano perso un figlio durante la Grande Guerra, scelse il feretro del milite ignoto. Alle 8 del mattino del 29 ottobre del 1921, un convoglio ferroviario speciale che entrò nella storia d'Italia partì dalla stazione di Aquileia per trasportare la salma del milite ignoto a Roma. Il viaggio si compì sulla linea Aquileia, Venezia, Bologna, Firenze, Roma a velocità moderatissima, così che presso ciascuna stazione e lungo l'itinerario la popolazione ebbe modo di rendere omaggio a questo corpo senza nome, simbolo di tutti i militari italiani che hanno compiuto l'estremo sacrificio per amore della patria. Come era accaduto già in Francia ed in Gran Bretagna l'anno prima, anche in Italia tutti si identificarono in quella bara di quercia. Il dolore per la perdita dei propri cari si trasformò in orgoglio e in sentimento patriottico, un modo per cancellare il dolore di tante perdite e le tragedie patite da tutta la popolazione durante la Grande Guerra. La cerimonia ebbe il suo epilogo nella capitale, dove il 4 novembre 1921 il milite ignoto veniva inserito nel sacello e così tumulato presso quel monumento, il Vittoriano, che poteva ora ben dirsi altare della patria. Questa sera, nell'ambito della celebrazione del 100° anniversario della traslazione del milite ignoto, a scandire le tappe del treno della memoria che è partito lo scorso 29 ottobre proprio da Aquileia, ripercorrendo l'itinerario di quel suo solenne viaggio, è giunto oggi a Firenze per ripartire in serata alla volta di Arezzo. La fanfara della scuola maresciali e brigadieri dei carabinieri di Firenze si esibirà in un concerto con repertorio a tema, in un luogo speciale, anzi direi unico, l'Arengario di Palazzo Vecchio in Piazza Signoria, gentilmente concesso dal Comune di Firenze che, lo ricordiamo, con una cerimonia solenne che si è tenuta lo scorso 18 ottobre nel Salone del 500 di Palazzo Vecchio, proprio qui alle nostre spalle, ha conferito la cittadinanza onoraria proprio al milite ignoto. Costituita a Firenze nel 1920, contemporaneamente all'insediamento nella città della scuola sottufficiale dei carabinieri, la fanfara di Firenze era inizialmente composta da musicisti allievi frequentatori dei corsi. Oggi invece i componenti della fanfara sono carabinieri, musicisti in servizio permanente nella fanfara stessa, ma sempre pronti, qualora necessario, a svolgere il normale servizio di istituto. La musica è una delle componenti che ha sempre integrato e spronato le attività degli eserciti, in tutti i periodi storici ed in tutte le parti del mondo. Unico linguaggio veramente universale, la musica ha rappresentato e continua sempre a rappresentare non solo una forma d'arte, ma soprattutto un grande mezzo di comunicazione, di unione, di collaborazione tra gli uomini, in divisa e non. La fanfara della scuola dei marescialli, dei brigadieri, dei carabinieri di Firenze è diretta dal maestro Ennio Robbio. La fedelissima è la marcia d'ordinanza dell'arma dei carabinieri. Si tratta di una marcia militare scritta nel 1929 dal maestro Luigi Cirenei, che fu uno dei direttori della banda musicale dell'arma dei carabinieri. Così come tutte le marce d'ordinanza, la fedelissima è come un inno per i suoi carabinieri ed è quindi eseguito in piedi sulla posizione di attenti. Prego maestro, buon ascolto.
Thank you.